siamo? Sì. Ok. Bene. So, good afternoon, everyone. Good morning to our Italian friends. So happy to see you all in this event about wearable design. Brief introduction of history and tradition of Italian and Indonesian jewelry. Before we start today, let me tell you that this webinar is held in three languages. That's why il webinar si svolge in tre lingue. We provide, ed è questa la ragione per la quale noi naturalmente forniamo la traduzione simultanea. Simultaneous translation in Italian, English and Indonesian. In italiano, in inglese e in indonesiano. Vedete in basso? On the bottom panel, there's an interpretation feature where you can choose a language you like most. Trovate la possibilità della scelta delle lingue che vengono tradotte in simultanea. Se non vedete questa scelta, dovete scaricare l'ultimissima versione di Zoom. Scusate, c'è un problema. Gli altri sentono la traduzione. Chi non ne ha bisogno, per esempio, io non ho cliccato su interpretation, ma sento contemporaneamente la MC in inglese e contemporaneamente la traduzione simultanea, anche se io non ho cliccato su interpretation. Per gli altri, per Barbara è ok. Io sento io ho sentito. Anche tu chi sera, hai sentito la traduzione? Dottoressa, credo che ci sia un problema perché io non riesco a mutare il mio microfono sul secondo dispositivo, quindi probabilmente è questo che fa rientrare nel microfono a voi la traduzione, però non vedo il segnale del microfono, questo è il problema. Non lo so, cosa dobbiamo fare? Prima era, diciamo, la signora Marta era già dentro la cabina. Sì, sono dentro, infatti, sì. No, il problema è che sono sul secondo dispositivo per poter sentire la simultanea dall'indonesiano. No, adesso in questo momento non stiamo sentendo la traduzione dall'indonesiano. No, certo, però io l'ho già attivato. Il problema è che non riesco a vedere dov'è il mio microfono, che invece vedevo l'altra volta, e quindi non posso mutare, allora voi mi sentite, è questo il problema. Potrei uscire e rientrare, forse sì, questo. Proviamo così. Okay. Proviamo, un momento. Sì. Proviamo. Okay. Ecco, adesso va bene? Sono uscita dal secondo dispositivo. Sentiamo la sua voce ancora. Sentiamo ancora, no, lei è sempre qua. In questo momento la signora Luisa non sta parlando, giusto? No. Può provare lei? Ecco. Perfetto. Ecco, sentiamo adesso, sentiamo in italiano, giusto? Ok. Ok. Vogliamo riprovare a mettermi in cabina? Io non so cosa dirvi, ma ho fatto le solite cose. Perché Erlitz, signora Marta, non è in cabina. Esco e rientro, faccio di nuovo così. Sì, deve utilizzare l'email Gmail, mi sembra. È quello che ho usato. Okay, we apologize as we are having a technical problem with the interpretation at the moment. Please be patient.
Allora, proviamo con la... Iniziamo forse con la traduzione da parte della signora Luisa. Possiamo iniziare con lei? La direttrice? Ripeto quindi la, la cosa della traduzione. Ok. Ok. So, yeah. I will repeat again, once again, about the translation, because this webinar is held in three languages, in Italian, English, and Indonesian. That's why we provide the simultaneous translation. As you can see on the bottom panel, there's an interpretation feature where you can choose a language you like most. But if you don't see the icon, you might want to update to get the latest version of your Zoom. Okay, so yeah. And now to welcome you all, I would like to give the floor to the director of the Italian Cultural Institute Jakarta, Mrs. Maria Battaglia. The floor is yours. Thank you so much. Good morning. Selamat sore for our Indonesian guests. Finally, thank you so much, terima kasih, Mr. Rinaldi, Mr. Sonny, for your collaboration, participation. I'm very proud. Thank you so much. And also, benvenuti ai nostri ospiti italiani, dalla dottoressa Barbara Brocchi, alla designer Viola Nair Oleari. Grazie mille per la vostra partecipazione e grazie all'Istituto Europeo del Design di Milano e di Roma. Thank you so much to Istituto Europeo del Design, Rome and Milan, and thank you so much to our Italian panelist, Mrs. Barbara Brocchi and Miss Designer Viola Nai Oleari. Thank you so much. And I speak a little bit about Italian Design Day, EIDD. It's an integrated promotional project launched in 2017 by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation in collaboration with and with the support of the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism. IDD includes a rich schedule of events created by the network of embassies, consulates, Italian cultural institutes abroad. It has been over the years an effective tool supporting the promotion of design and the internationalization of the an industrial sector that is strategic for Italy's export. The theme of the Italian Design Day 2020 is Designing the Future, Development, Innovation, Sustainability, Beauty. It is linked strongly to the proactive ability of the Italian design and the broader Made in Italy system to hypothesize ever new development scenarios capable of overcoming self-referential rhetoric and maintaining improvement of life. Allora. And the protection of the planet at the core of the proposals. It's okay for everybody. Oh, thank you so much. Thank you. For this edition, this is general theme, Designing the Future, but Istituto Italiano di Cultura di Jakarta decided to meet about one topic. This is jewelry drawing, the future
the future of the sustainable beauty. And this the first panel is wearable design, brief introduction of history and the tradition of Italian Indonesian jewelry. Thank you so much and buona continuazione. Thank you. Chi sera? Grazie mille direttrice. Now let's move to the first speaker. He is a lecturer at Jakarta Institute of Art, who will give us an overview about the heritage and legacy about Indonesian jewelry. Mr. Sonny Mukhlison, the floor is yours. Thank you so much for the opportunity. Buongiorno. Good evening. Hello, everybody. Actually, you see, when you see the story behind me, sorry, he has a story. This is a batik, a part of my collection. My right one is the story about the inspiration from Japanese cherry blossom. And the other side is European inspiration in Art Deco. That means Indonesia is a melting point of any nation. You see, we have inspiration in any languages, any nation, and everything in Indonesia we have already. So we better open the story one, please, the presentation. Grazie mille. Okay. This is a story of Indonesian jewelry about heritage and legacy. Actually, next maybe. Next, the text, please. Yeah. Being a country of rich history and culture background has really made Indonesia a great nation. The way I told you the first time when we talk is about the heritage that we have in every item of the part of Indonesia has a very, very rich of culture background. So it's about the craftsmanship, Indonesian jewelry, mostly of our heritage as actually has been known and acknowledged for many centuries. Not only for its unique design, but also the quality. One can still witness the greatness of ancient gold craftsmanship at the National Museum. You see, actually these days heritage is continuing to inspiring many current jewelry designers in Indonesia. After this moment designed by Rinaldi Ayunadi as well, it's also inspiring from the many current jewelry from Indonesia. Next, please. Yep. Next, please. Yes. Actually, we have a lot of heritage. The treasure is when we found it coming from all the temple that we have mostly in Java Island, but also have in Kalimantan and also in West Sumatra, the Sumatra. But Indonesia in Java Island is mostly we can find a lot of mural or carving in all the wall of the temples that showing the design of the jewelry for the old time that inspiring us
now, but actually they coming from the very, very old kingdom that we call it Majapahit. The Majapahit is was the one that show us the very richness of jewelry in on that period. Next, please. Yeah, this is the one of the temple that we call it Candi Kalasan in the one of the Majapahit. They also has a very rich of culture than during that time on about 12th to 13th century. They become a golden time, and that's mostly part of you can see the design of the art accessories. The jewelry is made from the very simple part, such as terracotta or bones. Sometimes they're using a shell as well. Next, please. Ed Stone Age Jewelry. In the past, is created with several reasons from fashion ceremonial purposes. Yes, indeed. Actually, the first one, they're using all the jewelry, all the accessories is only for the ceremonial purposes. Yeah, the existence of jewelry can be traced back even from the Stone Age, where the early human will polish some stone. Yeah, that why. I told you the terracotta, that they only burn it on the bush, and then when they finish, they just polish with a hot stone to polish it and become a very fine shape of jewelry. Yeah, and then into beads, rings, and sample necklace or bracelet. Okay, as the civilization progresses, the role of jewelry is also used to show society status also. Yes, there's a king, there's a princess, also the ordinary people as well. Yeah, as a religious reliquary and for ceremonial purpose to the royal family around the world. Next, please. Next, please. Yes, we find some relief that told about the story, the jewelry that from the past. Yeah, the hairdo, the hairpin, and then the headdress, you know, the chest dress is also, and then a belt underneath, and then there is some like a fringe under the hip. It's also like that. It's, we can found all in the relief of the temple. You can see everything there. Yeah, exactly. Next. This is for the sample we found in Majapahit on 12th or 13th century. This is a very fine terracotta for the jewelry, for the necklace. Sometimes not only for the necklace, but also for the hip decoration with the fringe. Because they just wore the dress under the hip, under the bush, yeah, under the bush, put down, and then only just the hip with a little bit trimming, and then put some fringe after this necklaces, yeah, like that. Next. Actually, the except the terracotta, the very fine in Java Island, around Java Island until Sumatra, we have a very fine terracotta. The color exactly is very terracotta, but the gold and silver also
become a major jewelry they made. But you can see the graduation about how to damage for starting from the simple one, actually only rolling and tied up, But the next time they will finishing with a very fine detail, how to rope it, how to tie it up with a system that very artistic and very fine jewelry. Then sooner after that, they will make it detail exactly like we made batiking. They put a dot. They put dot and circle everywhere. This is the system that they made. Put some dot. It's they call it nite. Nite is how to put some like we doing in batiking. Put some dot on the top, but also on jewelry, also as well doing that, and then just putting around with a circle. Exactly. Maybe it's I bring some detail, but hopefully you can see this one. This one is exactly the old one of the how to create the jewelry with the circle and dots around them. This is the system, the old one. Yeah, okay. Next. this is the statue that a lot of, we found it in museum that you see some of them are well-dressed, starting from the hairdo. Then there is also a hairpins, also the necklace, bangle, and completely done with the strapless under the bush, yeah, that one. Okay, next. So this is we connecting the picture with the collection right now, the starting from this one. Next, please. Yep, this one. Actually, this necklaces is exactly like we give a sample on the right one. Only with decoration in the middle. And underneath is the bangle. With the system of the, but this is exactly real solid 24 karat gold, you know? And this is we created till now because it's coming from the Majapahit kingdom, is a very fine one, and this is so that woman for the past is very dressed and very beautiful. Next. Also this one, why sometimes you just thinking about why the face and the earring is so weird, yeah? Because the earring looks so big than the face. It's not very proportional for now on, you know? Now, this is in Majapahit, they called Subang, but they moved to Bali, become the word is just changed to be E, Subang. Yeah, this is the earring, just put the hole, and then we have the big backup behind, you know, and very long at it. The Subang is a very delicate design, and they're using carving and also putting some dots inside that make the
the design is very delicate, like the sample Subang right now in Bali. This is the prototype coming from this picture, this statue in Majapahit for the around 12 century ago. Yes. Next, please. Yeah, this is the Subang, the holder of the earring. The shape is very, very fine. This from the very fine wood, like sometimes they're using cendana wood as well. The smelly one, the very perfumed one, the cendana. Sometimes they also using the very fine wooden to make the carving holder for this earring. This is until now the old Balinese still wore it. Yes, next please. This is also the statue from the Majapahit. They do created this is we call it still noble woman, because they have a hairdo. The hairdo is actually they have make it like a not tiara, but they have like a crown. They call it crown hairdo. Yeah, they shape like exactly like lotus, because actually on the time Hinduism and Buddhism is still around us. Yeah, but you see the earring is also using a big one, the bold one. They call it a subang, and also they have something like ear decoration. This is not hairpin, but actually this one is ear decoration. Yeah, that starting included in the earring. That one. You see the necklace is also the same, like we give the sample before. So the next, please. Next, we combine it. This is the typical, the kind slip in earring, but the shape it's also big. This is a 24 karat gold, and they make like trimming. The design they made is like joining, like they use a macrame, yeah, and they join it like that. But this is only a slip in between ear. Now they put the hole. No, this is only slip ear. Yeah, this is a 8th century. This is the ornaments. Next, please. This is the also the statue, the terracotta statue also from Majapahit. They saw the hair. That way, you see the. This is the first appear about how hair do with a little bit diagonally goes to the left side. That now Balinese quest a little bit get down with the hair do, right? With the some put some flower, exactly. Actually, it's coming from this story, and then using the ear they just now we saw, and also they pick some picturing that they already dress up like the noble woman. Next. This is also the earring that they wore. This earring and also only slip in between ear. This is also 24 karat gold. This
actually the hairpin. But when they set the hair, sometimes they need pin up the hair. So this is the hairpin. Yeah, the ornament and everything is goes in with the carving. This is with the carving. Ah, this is we call it the ear decoration. When they put in the top of the ear, and then slip into the under ear, then they become like a wings, like a bird with the wings. Yeah, slip in. The decoration is also we clip it with this model that made like the very noble woman. So I think this we found in our heritage that actually a long time ago our ancestors already dressed up with a hairdo, with a jewelry, with everything, because actually we have a very huge Majapahit kingdom that become next generation become Bali Island, because one of the king declare that we call it a Gajah Mada. Yeah, they said that Gajah Mada is united Indonesia in one. And the noblemen from East Java rejected, and then they ran away and moved to Bali. They will become a Bali, you know. But actually, it's coming from one whole Indonesia. Oh, actually, this one is okay. This one is ring, and this is bracelet. And maybe we go up first, and this is only the necklace as well also. Next, please, yeah. Up to the, the before. This is also, we found the necklace. This is the bangle. This is the ring, actually shaped in a lotus flower. So the for the homage to the Buddhas, so that they made the shape of the ring is in a lotus shaped flower. Next, with the carving on the top, is the kingdom. And the next, please, up, please. This is a ring. This is the bangle. Yeah. Next, please, up. Up again, no, little bit up, before again, yes, this one actually is armlet. This is not, somebody says this is become a crown of the head, no, this is only arm, armlet. This is for the princesses, for the goddess, for the, yeah, an armband. But this is actually until now they use it for a dancer right now. But it's not using for the kingdom anymore. But this is the ship is the ship exactly still using the shape of the lotus. Yeah. Okay. Next, please. I think it's done. That's all I have actually. Thank you for listening. Thank you. Grazie mille. Thank you so much. Yes.
Thank you so much. Terima kasih banyak, Pak Sony. Thank you so much. That was very interesting presentation. So now after, sorry. But I'd like to show that I have in my own collection that show this is the pendant, old pendant. This is old pendant is belong to the Majapahit also, but this is the with the face the demon. That mean to avoid the bad spirit that they worried when they sick or when they not very well. And also, I have a very old tiara. The tiara is made from the turtle shell coming from Sumba. They actually, the headdress for the tiara like this. This carving with the deer and the chicken. Actually, they live with the deer and the chicken for the dowry. This is the part of dowry. Then the next is I saw you before. They call it the part of mamuli. Mamuli is the dowry system in Sumba. But the system, the way they made the jewelry, the system is following the old Majapahit style. They using and circling and everything. The last one is the very fine necklace from Nias, made from the bones. It's actually the nobleman accessories, jewelry, but also this jewelry is protect him from the war, the fight with the, like this. When they chop the head, this is protected the head from the sword and everything. Okay, that's all. Thank you. Thank you so much, Pak Sony. That was very, very interesting presentation. So yeah, I think we all are curious to listen about the tradition of Italian jewelry after hearing the Indonesian one. So now we have the coordinator of jewelry design course of Istituto Europeo di Design in Rome, who will tell us about the tradition of jewelry in Italy. So, Dottoressa Brocchi, the floor is yours. Grazie, welcome on board to everyone. È un piacere essere stata invitata a questo bellissimo talk insieme, questo grande appuntamento con l'Istituto Italiano di Cultura di Giacarta. È un grande onore per me. E faremo un punto della situazione leggermente diverso, perché affronteremo tutto quello che è l'inizio di un Made in Italy, ma proprio metteremo punto su quelli che sono i differenti brand in Italia. Adesso facciamo uno con uno screen subito. Eccoci qua. Perfetto. Che cosa abbiamo quindi? La cosa più importante è creare un focus. Per me la cosa più importante è proprio dare a voi un focus su quelle che sono le tradizioni, gli aspetti soprattutto produttivi e quelli che sono i grandi brand legati alla storia del design italiano nel mondo. Il saper fare. Perché il saper fare? Perché l'Italia, il Made in Italy, è riconosciuto e amato in tutto il mondo. Questa qualità è caratterizzata dalle eccellenze artigianali. Il nostro mondo, il nostro saper fare è importantissimo, perché tutte le eccellenze artigianali e industriali sono legate al gusto, alla raffinatezza, al design, alla manifattura e uniscono quindi l'arte orafa a tutto quello che è il mondo
effettivamente della pittura, della moda, dell'architettura e anche dell'arte in generale sotto ogni aspetto. Vediamo che cosa succede e quindi il Made in Italy che cos'è per noi? Per l'Italia è la ricchezza. Il Made in Italy è riconosciuto e amato in tutto il mondo ed è una qualità che è caratterizzata appunto da queste eccellenze, come dicevamo prima. Partiamo da piccole note storiche. Noi non faremo proprio un excursus storico, ma cercheremo di entrare dentro quelle che sono effettivamente le tradizioni, legandoci a differenti brand. La nostra storia nasce dagli Etruschi, quindi parliamo dei 89 a.C., fino ad arrivare al 900 a.C. La nostra storia parte proprio da questo mondo che gli Etruschi già lavoravano l'oro in quel periodo ed erano degli artigiani e degli orefi abilissimi, soprattutto in un'epoca così difficile dove non si capiva come si poteva lavorare il metallo in quella maniera così raffinata. Ancora oggi non si conoscono quelli che sono i procedimenti per arrivare a delle tecniche, come la tecnica che vediamo qui in basso, che è la tecnica della granulazione, che consiste appunto in allineare questi microgranuli vicino su una superficie dello stesso materiale e questi granuli diventano decorazione, elementi decorativi per gli oggetti che venivano realizzati. Queste abilità, che erano abilità appunto di un popolo che molti non hanno considerato all'inizio, ma che poi adesso è stato considerato per l'enorme bellezza che si portava dietro, ancora adesso le tombe etrusche riescono a riportarci queste donne che addosso hanno collier, necklace, bracciali, anelli, orecchini che sono visibili nelle sculture delle tombe funerarie. Ed è una cosa incredibile, appunto, come la storia viene raccontata attraverso una scultura, questa storia del gioiello. Da tutto quello che è stato, quindi questo mondo etrusco che ci ha aperto il campo della lavorazione del gioiello, e tutto questo sapere è stato trasportato, è stato poi preso dagli antichi romani, l'hanno fatto proprio, e dal 753 a.C. al 476 a.C. e troviamo appunto tutto questo mondo, che era un mondo completamente legato allo sfarzo, perché le donne romane amavano indossare gioielli e per loro un anello rappresentava il potere, quindi questo era molto importante per loro. Dottoressa Brocchi, scusi un attimo, scusi se interrompo perché credo che ci sia un problema con l'interprete. Do you prefer that I speak English? Wait a second. If it's not a problem for you, maybe it's better. Yeah, it's okay. It's not a problem for me. Okay, so... Okay, that's great. Thank you so much. Please continue. So I try to explain you back what I told you before. So the first time... Sì, lo sentiamo. What do you prefer? That I speak English or I speak Italian? What do you prefer? I continue to speak English? Erle? Può continuare in italiano, che c'è la traduzione. Io sentivo l'italiano, ma non ho idea gli altri. Come desiderate. Bisogna il canale inglese. Io sento la traduzione in inglese. Ok, perfetto. Quindi continuo in italiano? Sì. Sentiamo la traduzione. Perfetto, grazie mille. Quindi dicevamo appunto che i romani non riescono a continuare a lavorare i metalli con quell'abilità,
ma lavoreranno comunque, continueranno tutta quella che è la tradizione orafa, che poi sarà uno dei punti più importanti per la storia del gioiello italiano. Una tradizione orafa che poi ritroveremo nel 1500 con Benvenuto Cellini e successivamente con Castellani nell'Ottocento, nel 1800, quando lui decide di recuperare quelli che sono appunto le abilità della filigrana e le abilità della granulazione per riprodurre dei gioielli che ricordino quelle lavorazioni. Quindi quali sono le caratteristiche dell'eccellenza italiana e come noi la riconosciamo? La riconosciamo attraverso la fattibilità, l'esperienza degli orafi, la ricchezza della storia, perché il nostro background storico è talmente ricco che ci permette di avere un DNA molto visibile. La creatività, l'anima della creatività e l'anima anche artistica e tecnologica. Quindi il Made in Italy adesso è riconosciuto in tutto il mondo per questi punti importantissimi, per la ricchezza dei contenuti, per l'esperienza e l'handmade, quindi un handmade importantissimo che è proprio quello della cultura del goldsmith, quindi del saper fare. Quali sono i brand più importanti per noi? Quindi facciamo un escurso su quelli che sono stati i brand che hanno fatto la storia. Dal 1800 nacquero i marchi più famosi nel campo dell'oreficeria e della gioielleria di lusso e che anche oggi sono conosciuti a livello mondiale. Abbiamo Bulgari, che con Sotirio Bulgari, che fu il fondatore di questa azienda di gioielli, nonostante le sue origini greche, portò questo brand in Italia, costruendo la sua maison proprio a Roma, dove venne aperto il primo negozio e da cui prese vita. Dottoressa Brocchi, chiedo scusa, forse è meglio continuare in inglese. Ok. Sì, continui in inglese, dottoressa Brocchi, ho un problema tecnico di sovrapposizione di voci. Grazie. Okay, lei parla benissimo inglese. Prego. Ok, I would like to explain you that Bulgari was one of the best brand that we found at the beginning of 1818. That was very important for Italy because it came in Rome and he opened his first shop in Rome. That was very important for him because he started from another point, because he started from Greece, but he found a place where he can settle and where he can start his beautiful journey. And what is important for us? Because Bulgari, I work for Bulgari. I am an illustrator for Bulgari, so I know what does it mean working for a big brand like him. The first things that Bulgari found was to work for the royal family, for the actress, actors, and very important person. So he found a great opportunity to put his jewelry in a great luxury field. So what is important for him? Why we recognize him? The first thing is the color, because Bulgari decided to put the color, to put stones, color stones in his jewelry. So he decided to work with something that he never done it before, using color. And after using the cabochon, so he put the cabochon like a new cut stone in the jewelry setting. And after that, he decided to work with a lot of different inspiration. Nature was one of that big inspiration for him. And what is important also for him, it's important that all the different jewelry masterpieces are made by hand. So we have an incredible, factory. He has a lot of factory around Italy, and they work up with a beautiful and expertise and the best goldsmith that we can imagine how they can do that with all love and experience. Another brand that we found, those are my drawing
So you can see what does it mean also for Bulgari to tell about communication. He tried to communicate his jewelry through a book because he decided to show to all the customers what is the more important things is to have a connection, is to have empathy with his jewelry drawing. So it's a kind of gift that he usually made for his collection. And he used the drawing, those are also my drawing, and he will also the drawing for communication, for the magazine, for everything. So you can see how it's important for him to work in a different way. After that, we have Buccellati. Buccellati was another very important brand because he started in 99 and he started to work at 12 years in the goldsmith. And especially he started with, after the war, he decided to open his shop and he started to work for the royal family. And he worked very, 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 in a very long way for this family. And he made a lot of interest in jewelry. But the more important things that he tried to show to everyone is the particular techniques that he decided to work with is the tulle. Tulle is this one. So what he made a special little holes on the bangle where you can put the stone through the little holes. And it's a kind of fabric and it's very interesting. It took also inspiration from the Renaissance architectural design and from the Gothic. And you can see how it's important for him to have a particularly expertise in the laboratory because he works a lot, especially in this way. When he opened his shop, he decided to work with beautiful and ornamental pieces like ring and especially bracelet. Another people that was very important for the Italian, roots and background in jewelry was Folco di Verdura. Verdura in 1920 decided to was a very important person because it was he came from nobility and he came from Sicily. And this came from Sicily. So you can imagine how is incredible this country. He had a lot of different inspiration because he take inspiration from Arabian, he take inspiration from the Baroque and the sea and a lot of different things. And it was very close to Salvador Dalí, to Coco Chanel. And one day Coco Chanel called him and asked him to do something special. And he started to collaborate with Coco Chanel, with Chanel. And if you look at these two bangles that you find over here with the cross of Malta, the Malta cross, he made that for Coco. And Coco never stopped to wear it during her life. That was very interesting. Verdura, as I tell you, it took a lot of inspiration from the nature. It was the first person, the first designer, that it introduced real pieces like shell in jewelry with a big combination of stone and very fantastic and especially really astonishing jewelry. I love this one because I think that he, for that period, he has a good vision. He had a future vision. Another important brand in Italy is Damiani, and it started in 1924. And Damiani, he grew up in Valenza, one of the more important places in Italy where you can find a beautiful goldsmith expertise of handmade. And it was very close to the tradition and the passion for the goldsmith, for oreficeria. And he realized a lot of jewelry with the diamond and stone. And he had a lot of inspiration from nature. And it was very important, especially because he won 18 Diamonds International Awards. And he made a lot of contests for students. He made a lot of
a connection with a different school. So I really love him because he had a good connection with the people that start and they already started with that word. Damiani is one of the beautiful factory that put a big goldsmith factory in Valencia to reproduce all his own jewelry. Another one is Palmiero. Palmiero is another goldsmith in Valencia. He started in 1979. And if you look at his jewelry, it's completely different because you can find eccentric shapes. And we usually say that jewelry are like masterpieces because there are crowd of incredible shape and the gradation of the pavé is unique in the world. He had, it's incredible. He studied a lot the gradation of the stones and he started from, as you see, the dark side to the light side in the leaves or in every single pieces. And Palmiero, he loves to use a colored stone and eccentric color. And I think that is one of the best for the pavé setting. It's very, very, very good for this. And as I told you before, all those singular brands use everything handmade. They are incredible. They have a very historical setting in his background. And now we can see after Palmiero, Alessio Boschi, because I would like to introduce you, Alessio Boschi. Alessio Boschi was a new one. He was a Roman designer. He started in 1996 and he exaggerated with his shape, but he has a big connection with the technology and the movement of the masterpieces. I know him. He's a very interesting designer because every time that he tried to speak with you, introduce you the jewelry through the really history. So he tell you, he's a good communicator because he really loved to tell you about history. It's about the history of his own singular pieces. And those are incredible because they are a box, they can hold it, you can open it, you can, you discover, it's like a treasure hunt every time that you try to look at about his jewelry. And I think that is very important for everybody to know him. But what I want to tell about, I want to tell you something new. Yet is a special, is a network, is a big, big network of different school. And yet, I teach in Yet since I was 21. 35 years ago, I started to teach in Yet in Rome. And during my path, I had a lot of students that during their own path, find their own way to reproduce their talents. So I would like to introduce you few person, few designer, because I think that that is the future. So we have a lot of backgrounds. We explain you about, our roots, our background, but what is the more important things? That everybody took information from the past, studied the past and put their own talents in their own design. Is that the reason why I have here Flaminia Barosini or Daria Pacelli or Chiara Quatrale and Voodoo Gioielli di Livia Lazzari? So those are people that are coming from another place because they're coming from Rome. And after I would like to introduce you Viola. Before I introduce you Viola Naioleari, I would like to continue to explain you what's happened in the gold district, in the production center. In Italy, we have three different districts, really important. There are Valencia, Vicenza, and Arezzo. And they are known as international, level, because they started from, at the beginning, from a little, production.
But right now, the more important place where we can produce are Arezzo, Valencia, Vicenza. Tari means all the Napoli, Torre del Greco, and Bulgari and Damani place. So we have, first of all, Arezzo. And in this place, in Arezzo, is the largest consumer of raw gold. And it presents all a lot of quality on semi-finished products and components. And Arezzo is very famous, especially for Oro Arezzo. It's an international jewelry exhibition. And it's very important because Oro Arezzo is a place where all people can meet together, and they can have a connection with their own factory, fabric, design, ideas, trend, and everything. Another important place is the Bulgari. Bulgari, he built up a incredible building for the production factory. So here he produced the best part of his own collection. Also in Rome, there are other goldsmiths and also in other parts of Italy, but this is the headquarter of Bulgari. Here we can find Valencia, where is the Rizzo Damiani office, Bulgari's largest European office, and also Cartier. In Valencia, and that is very important because today Valencia is the capital of eye jewelry, and it is another place where the the tradition of goldsmith is very important. We have a lot of fair over there in Valencia, and there are a lot of connection. Also here we have the other production in Napoli, Torre del Greco. That is very important because in Napoli, Torre del Greco, there is a town, the name is Tari, where it's a kind of a world center where all people can connect it together. And it started in 1996, where all people stay together, all the brand or the technological factory, they stay together and they have a good link to work out together. Another important thing is the coral center, and the roots are coming from the past and has risen since 100. And here we have the Tari, and is a new place with the, you can find also Coralli e Cammei of Torre del Greco. So the historical place where they work up with the incredible, natural coral stone and shell. Another place very important is Vicenza. Vicenza is, like Valencia, is an international place where three times a year we have the Vicenza Oro. It's a goldsmith workshop where in the international fair that takes place every year. And is one of the more important exposition where you can find an appointment. And we have three different things. So there are Vicenza Oro and the Choice and Charms. So that we have different kind of appointment. And it's a privileged observatory to learn about the latest trends in style and in design. So is that the reason why student or people or, factory brands all over, they met together and they meet together in this place to be connected with their own jewelry designer and selling and all things about their own work. That is the place. And you can see how many people you can find over there. And that is the jewelry boutique show in Vicenza Oro. And that is our field. So we have a big background. We have an historical heritage. We have an historical jewelry heritage. But what our students and our people using do during this period is to study, to grow up with us, to understand what does it mean methodology, to understand what does it mean research, and to understand what does it mean find their own path in the wrong way to become a designer. Is that the reason why
Thank you for everything, but is that the reason why I would like to introduce you a person? The name is Viola Meglio Leari. Viola met Marta and they had the same dream, they had the same sensibility when they were young, and they had the same passion. So is that the reason why they decide to present or to invent or to follow their dream, creating something? So they decide at 20 years, at the age of 20 years, so they were really young at the beginning, they decide to open or to have the opportunity to show to everyone their own creativity. And so she pushed herself and she pushed Marta to find a new opportunity, to open a space, and that place, then, and they found Atelier VM. And today Atelier VM is in Milano, in Roma, in La Torino, in London, and in Paris. And they have the same passion there for the femininity, for the feminine. And they use a thread of gold like a ribbon. And their jewelry is a poetic jewelry. In 2014, they presented l'essenziale, means the essential. It's a kind of gold thread that you can fix in your arm. So it's the unique jewelry that you can fix directly on your arm. Now, it's a big pleasure for me to be with you. And I really hope that you enjoy my, you know, storytelling. And I give to Viola the big opportunity to show her world. Thank you very much for everything. Thank you so much, Dottoressa Brocchi. So before moving on to the next speaker, Viola, I would like to say hello to our friends from the Embassy of Indonesia in Rome. So that was the very interesting presentation from Barbara Brocchi, who is the coordinator and senior faculty of jewelry design programs, both undergraduate and also master in Rome, campus of Istituto Europeo di Design. So Barbara Brocchi is also a well-reputed professional in the Italian fine jewelry, as we also already saw in the presentation, of course. And of course, she is also the alumnus of the Istituto Europeo di Design. So Viola, are you ready? I think you will show us your atelier, right? So yeah, Viola, the floor is yours. Esatto, buongiorno, benvenuti. Allora, siamo qui nel mio negozio di Milano. Io volevo proprio mostrarvelo da fuori, nonostante faccia molto freddo, ma mi sembrava carino introdurvi proprio come se foste degli ipotetici clienti che arrivano, e questo è uno dei nostri due negozi di Milano. E queste sono le nostre vetrine, la vetrina di Natale. Ed ecco qui ci sono le nostre ragazze. E volevo introdurvi e parlarvi di come appunto l'oreficeria italiana, il design italiano, sia... Aspetta, lascio il telefono a loro perché sennò giro... ok, ci sei? Allora, e volevo raccontarvi appunto di quello che è il nostro design che caratterizza Atelier VM. È un design, come era stato fatto l'introduzione prima, un design molto leggero, molto femminile, è assolutamente magico e intrinseco di poesia. E quello che abbiamo fatto negli anni, io e la mia socia Marta Caffarelli, è stato immaginare intorno a questi gioielli sempre la possibilità di esporli
e come fossero i desideri di tutte le donne, a partire da questa cassettiera, che come vedete è la cassettiera ideale di qualsiasi donna per riporre i propri gioielli. E negli anni abbiamo collezionato piccole ciotoline, creando queste piccole stanze per proprio aiutare l'immaginario femminile a entrare nella cura e nella dolcezza dei nostri gioielli. Vi mostro un altro cassetto. Questo tavolo è stato disegnato in collaborazione con degli architetti italiani, tutto realizzato a mano con marmo rosa e altri marmi intorno nel negozio che riprendono appunto la tradizione dell'italiana, anche del piacere al tatto, delle cose proprio ben fatte con il legno, con il cuoio e con la stoffa, la seta. Vedete questi espositori che sono stati proprio tutti creati intorno ai gioielli per come sostenere la loro presentazione e la loro storia. Quando vi dicevo prima che i nostri gioielli sono gioielli poetici, volevo appunto iniziare a farvi vedere qualcosa che possa essere, per esempio, questo. Questo è un anello che si chiama Palma, e dietro questa prima idea c'era l'idea di un versetto della Bibbia che racconta, che dice, il giusto crescerà nella palma. La mia tendenza, la mia creatività parte sempre da una idea, da un momento, da un istante di ispirazione, di magia nel quotidiano. Quindi qualcosa mi colpisce e rimane dentro di me fino a che riesco a trovare la sua strada nella lavorazione di alta oreficeria e nella gioielleria, che è quello che io so fare, che è quello che io ho studiato. In realtà io ho studiato disegno industriale, Ied, però ero appassionata di gioielli e scappavo sempre sotto nel laboratorio di oreficeria per imparare le tecniche di cera persa e i primi modellini, e quindi contemporaneamente a disegno industriale, diciamo che ho quasi seguito 4 anni di gioiello. Questo anello, allora, Palma, nasce da questa idea, appunto, da questa ispirazione, da piccolo momento di magia, per arrivare a una realizzazione in oro di lavorazione, di incisione fatta a mano da appunto grandi maestri. E abbiamo questa fortuna infinita di avere veramente dei talenti pazzeschi in Italia che sostengono la nostra creatività, riuscendo a realizzare alla perfezione le idee che abbiamo. Questo esempio è un altro anello, per parlare sempre di meraviglia di incisione, che si chiama Eden. In questo caso è un diamante e una tormalina rosa, e ha tutto questo vortice di foglioline, non so se lo vedete bene, questo vortice di foglioline che si mischiano insieme alla pietra e poi spariscono nel gambo. E questo esempio viene fatto in cera persa e ripreso a mano dagli incisori. Oppure posso mostrarvi, sempre per parlare di meraviglia di incisioni, questo angelo. Diciamo che la sua poetica nasce un po' dall'idea che una faccia d'angelo e un cuore di serpente, quindi un po' una presa in giro di una donna che immagina un compagno un po' misto, diciamo. E questo anello è tutto rinciso, fatto in cera, e viene tutto rinciso nella sua interezza, nel suo gambo, e ha un diamante e dei rubini. O questo, che riprende la lavorazione, che si chiama Cenerentola, e riprende le lavorazioni sarde della filigrana. Quindi nasce da quel tipo di ispirazione, per poi arrivare a creare un piccolo trono alla pietra, e il suo nome è Cenerentola.
di questo ci sono in varie pietre, quarzo citrino, oro rosa, malachite, che era quella che vi avevo mostrato, verde. Qui invece c'è un taglio di pietra, l'anello gira tutto intorno alla bellezza del taglio della pietra, sempre fatta da tagliatori italiani. Noi sono, è dal 1998 che io e la mia socia lavoriamo insieme e io come designer seguo i laboratori che ci accompagnano e sono gli stessi tagliatori da più di 20 anni che ci forniscono i tagli di pietre che noi scegliamo. Questo anello si chiama Alessandra e quindi invita la pietra semplicemente con un filo in oro 18 carati e un semplice castone. Ad esempio questo anello è stato ispirato a mia madre che si chiama Alessandra e spesso sono le donne che ispirano i nomi dei miei gioielli. E come mia madre è un anello forte e sobrio. Oppure questo Inge, in cui delle, come fossero delle colonne greche, dei capitelli con la colonna, oro rosa, argento, tormalina o diamante, che sostiene la pietra e l'idea di due pietre che si guardano, due pietre che si specchiano l'una nell'altra. E questo stesso concetto che comunque si accompagna bene all'idea di un fidanzamento, di un amore, lo ritroviamo anche in questo anello dal nome Mirror, in cui ho pensato a un semplice castone, riprendere un semplice castone e riproporlo in due parti, in questo specchio, in questo gioco appunto della relazione a due in cui ci si guarda l'uno nell'altro. Poi volevo mostrarvi sempre con questa idea che mi piace molto l'idea delle due facce che parlano insieme ma sono separate. E per questo questo anello con due cuori, che può essere in una versione semplice o in una versione di pavé di diamanti. E dietro questo anello l'ispirazione era questa poesia che diceva: l'invisibile è il ponte fra me e te. Quindi quello che io voglio un po' raccontarvi, anche un po' sono emozionata perché ovviamente non è il mio lavoro fare la speaker ma è disegnare gioielli, è che c'è molto dentro il mio design un fascino per le relazioni, un fascino per l'amore e per i legami. Anche questo è un altro anello in cui sempre con questo ponte di separazione tra qualcosa e qualcos'altro le lettere dell'alfabeto sono tagliate in sezione. In questa maniera si possono comporre i nomi, le iniziali dei propri nuclei amorosi e poi mischiarle ed arrivare a un gioco di geometrie e di affetto proprio in questo modo. Io non so, spero che stiate vedendo bene quello che vi sto mostrando, perché ovviamente i gioielli sono belli da toccare anche, no? Le loro luci, la loro brillantezza e il loro fascino passa anche attraverso la materia. L'oro in particolare è indubbiamente il mio materiale preferito e noi per venire incontro anche a momenti di crisi come possono essere state quelle che negli anni abbiamo affrontato nel 2001, nel 2009, abbiamo introdotto qualcosa che adesso è molto normale, diciamo, ma ai tempi siamo state forse, anzi sicuramente le prime, fra le prime, a introdurre l'oro 9 carati, che è quello che viene chiamato l'oro della guerra, l'oro povero. Perché un po' il concetto è che il gioiello appartiene alle donne in ogni momento della storia e anche nei momenti più tragici e difficili come quelli della guerra o come anche quello che stiamo vivendo adesso, perché indubbiamente possiamo
comunque paragonare questo momento difficile a un momento di grande crisi economica e spirituale. E con l'introduzione di questo oro 9, molto leggero, ci permette, ha permesso al nostro brand di poter proporre dei gioielli luminosi, presenti, piacevoli da indossare, ma anche con un prezzo limitato, perché ovviamente l'oro 9 costa meno oro dentro, ha più rame e argento e costa la metà del 18. Quindi questa idea di questi gioielli leggerissimi viene anche spinta dal viene anche spinta dall'idea di assecondare il momento difficile. Questo invece è quelle che noi chiamiamo piccole fedine in due, perché l'idea è proprio questo oro sottilissimo, questo è 18, che tirato così sottile il filo diventa molto resistente e costano molto poco, ma rendono la mano piena di magia, piena di movimento, piena di luce. Ah, scusate, mi è stato detto che forse era meglio avere uno sfondo. Quindi quello che vi volevo raccontare è che noi attraverso l'esigenza del momento storico siamo arrivati a creare, io sono arrivata a creare certi gioielli e in risposta alla richiesta intorno, ecco, diciamo, molti gioielli sono la conseguenza di quello che accade intorno. Questi vengono chiamati deliziosi e sono delle catene in oro 18 carati. Anche questa l'idea è proprio di creare qualcosa di luminoso e effervescente intorno ai gesti di una mano, ma mantenendo un prezzo e un costo accettabile, limitato, diciamo democratico, e un'altissima oreficeria, perché questi piccolissimi anelli hanno delle saldature che sono veramente invisibili. E questa è la potenza, la bellezza e la grazia della tradizione dell'oreficeria italiana. Noi abbiamo all'interno i nostri orafi, lavorano nei nostri laboratori, abbiamo proprio un laboratorio dove siamo ormai in 7 orafi che lavorano per noi e creano i nostri gioielli totalmente in Italia, quindi totalmente fatti a mano. Aspetta, arrivo. Vi volevo mostrare il cassetto degli orecchini. Quindi quando dicevamo che è proprio il desiderio di ogni donna, vediamo da cosa posso iniziare. Questo, ad esempio, è un bellissimo orecchino che ha la punta in pietra e una parte in oro 18 carati, quindi si infila e ve lo appoggio qui e si chiama Sofia, perché mi sembrava che avesse diritto un oggetto con un design del genere ad avere un nome importante quale Sofia. Oppure volevo mostrarvi quello che si chiama anni 30. Quando parliamo di catenine leggerissime, prezzo democratico e design e allo stesso tempo alta oreficeria, questo è un nodo incrociato nella catena e saldato, che quindi si mischia con i capelli, ve lo appoggio così, si mischia con i capelli illuminando con poco, ecco, l'idea è proprio poco, e quel poco, quel giusto che serve come gesto gentile. Io immagino sempre i gioielli come gesti gentili, non come opere d'arte prime, ma proprio come carezze, come cura. E sin da bambino pensavo che un buon gesto di cura potesse avere assicurare un destino favorevole. Questa era una mia idea proprio con cui sono cresciuta sin da piccola e credo che mi abbia molto condizionato il mio lavoro,
questa ricerca di gentilezza. Questi ad esempio anche sono i nostri orecchini tappabuchi. Lo appoggio qui, spero che voi lo possiate vedere bene. Ci sono nella versione con il diamantino o nella versione semplice. E quest'altro non è che un filino d'oro rigirato da mettere nell'orecchio e schiacciare per quando non si vuole indossare niente, ma non si vuole avere un buco aperto. Quindi anche questo è un gesto di, quasi di educazione, a non voler avere un buco dimenticato, diciamo. E quindi un dettaglio, ecco. Esattamente quello che mi piace è immaginare dettagli. Anche questa collana, se potete vedere, si chiama Laura. E per come è immaginata, nella sua semplicità di questa catena luminosa, ha lo stesso dettaglio davanti e dietro, e per cui il peso esatto fa cadere la collana a V, proprio come fosse uno scollo a V. E queste sono piccolissime cose, ma che poi rendono un gioiello con una vestibilità e un'eleganza molto, molto aggraziata. Oppure questo è uno, si chiama uno stiletto, e hanno queste due bacchette così che passano nell'orecchio, e anche questo semplicemente un movimento, come fossero delle foglie di un albero, delle piccole spighe che si muovono. Questo è sempre ispirato alla natura, che ha anche un lieve suono. Ecco, anche il suono mi piace molto dei gioielli. Penso che il suono sia così importante in questo momento anche storico, pieno di faticosi rumori, che avere dei bei suoni intorno. Io posso solo produrre piccoli suoni per il mondo, non posso creare grandi sinfonie, ma quel piccolo, delicato senso di quiete che posso trasmettere attraverso un suono di un orecchino, mi rende felice, perché penso di essere arrivata dove volevo con la mia creatività. Adesso vi mostro, volevo mostrarvi anche questo anello. Questo invece nasce dall'idea di un anello di fidanzamento. E io avevo un grande amore e pensavo di mischiare con lui le mie impronte digitali. E questo chevalier, quindi, tiene, conserva e lega l'idea di scambiarsi le proprie impronte. Quindi questi sono pezzi unici, forse sono fra i pochi pezzi unici che Atelier VM produce. E questa è la cera con cui viene presa l'impronta del dito della persona, poi viene tagliata, viene modellato intorno il gambo e viene creato questo chevalier, che quindi con una tradizione di anello, di sigillo, di stemma, porta il sigillo e lo stemma della persona che ami. Poi vi mostro sempre, entrando ancora in altri cassetti. Questo è il cassetto delle collane. E ce ne sono tantissime. Per parlare, prima abbiamo raccontato, è stata fatta nell'introduzione, si parlava di Torre del Greco. Ad esempio noi facciamo ultimamente questo modello di collana, che è stato proprio, è uscito nel 2020, di questo piccolo accento di colore in smalto. Adesso l'abbiamo presentato in fucsia, in turchese, in blu e in rosso, che vedete qui nelle vetrine qui. E questa è una smaltatrice che viene, a cui spediamo tutto, è a Torre del Greco. Colgo l'occasione anche di raccontarvi le vetrine. Le vetrine di Atelier VM sono sempre, da sempre, da quando Atelier VM è nato, quindi intorno al 98,
Dettagli di creatività, collaborazioni con artisti, set designer, pittori, dipende poi da quello che è l'incontro del momento. E come vedete, per Natale abbiamo fatto un piccolo giardino surreale di elementi che accompagnano i gioielli. Quindi qui è un po' strano da far vedere forse in video, ma ci sono dei funghi che, come in un bosco di caramelle, perché queste riprendono la liquirizia, le caramelle, si adagiano sul marmo e portano con loro i gioielli. E questo è anche, questo è molto parte della magia di Atelier VM, la ricerca proprio di tutto ciò che può stare bene intorno a un gioiello. Quindi anche, non so, questi piccoli cuscini che abbiamo fatto fare con seta giapponese. Questa invece è una piccolissima collana che si chiama Filo di Luce e ha queste piccole minuscole diamanti senza nessun castone, semplicemente bucati e infilati nella catena. E l'ispirazione dietro questa collana era la poesia molto bella di un quadro di Alighiero Boetti, che dice: un filo di luce è un filo di voce. E quindi da questa poesia tutti questi piccoli gioielli che hanno il diamante, forse il diamante forato e direttamente montato nella catena. Ve lo metto anche qua, che forse voi potete immaginarlo meglio. E anche qui, se potete immaginare la glorificeria che sta dietro questo dettaglio, semplice ma strutturato. Oppure queste, che portano il nome di Crystal, in cui una piccola lanterna di luce, quindi come fosse un punto luce, ma creato in pietra. E le pietre sono esposte in questo binario di legno che abbiamo fatto disegnare, così da poter mostrare tutti i colori. Questa è un'altra collana che vi voglio mostrare. Nel negozio, vedete, c'è questa esposizione di catene sulla specchiera, non so se vedete bene, che espone tutte le catene d'oro, i nostri fili, questo concetto appunto di strutturare la leggerezza. E questa è una collana che si chiama Non è niente e viene dall'ispirazione proprio di questi nodi saldati sulla catena. Quindi l'idea di un inno ai nodi. Quando tutte le donne passano il tempo a sciogliere i nodi delle proprie catene, in questa catena sono fissi per sempre. Un po' come a dire non è niente, in fondo i nodi li abbiamo tutti e non è niente, va bene così. E quindi questa femminilità e questa sensualità di un leggerissimo filo fatto di nodi. E questa è una dei gioielli fra i più venduti di Atelier VM, per raccontare quanto poi le donne comprendano questa, la raffinatezza che sta dietro un concetto di poesia e di magia. E fino ad arrivare nel 2014, come raccontava prima la dottoressa, all'essenziale. L'essenziale non è altro che, anche lì di nuovo, un'idea arrivata da un bisogno, da un vissuto personale, un momento difficile, il bisogno di saldarsi un ricordo al polso, una catarsi proprio, un uscire da una crisi reinventandola attraverso la creatività. E nasce l'idea di questo bracciale chiuso intorno al polso. Quindi proprio il nulla, il design più perfetto che si possa immaginare, un filo chiuso, senza niente, senza brand, senza punzone, e tutto quello che fa parte diciamo
dell'importanza di raccontare che oro è, cioè l'oro 18 viene poi raccontato nel packaging dell'essenziale, dove c'è una certificazione che racconta che questo è oro 18, che grazie a una legge si può non apportare il punzone sulla catena. Questo oltretutto è stato per me una grande fortuna, perché sarei impazzita l'idea di aggiungere altro alla mia idea di cerchio perfetto. Quindi per una volta la legge ha sostenuto appieno il design e abbiamo brevettato questa idea, perché l'oggetto in sé è talmente semplice che era indifendibile, mentre l'idea del processo creativo di saldare un bracciale, un gioiello intorno al corpo è qualcosa che è stato fatto nel 2014 in Italia da noi. Mi piace anche raccontare sempre che il design italiano attraverso la tecnologia italiana, perché la macchina che chiude laser questo meraviglioso, obiettivamente è un meraviglioso gioiello, e che viene infilato dentro la bocca della macchina, e poi un operatore attraverso il visore lavora con le pinze e in pochi istanti, in assoluta sicurezza, salda il bracciale. Quindi in 30 secondi l'oggetto è perfettamente saldato al polso, e questa macchina è di design italiano. Quindi mi piace anche questa cosa, che appunto, di nuovo, una macchina che viene usata per l'alta oreficeria italiana è stata trasformata da una designer italiana, da un brand italiano, in un altro oggetto in cui proprio le due cose si mischiano insieme, un po' il presente, il passato e il futuro che convivono. E noi l'abbiamo poi ovviamente costumizzata, l'abbiamo resa più ergonomica, più idonea a quello che appunto era la nostra esigenza. Ma di per sé la tecnologia di saldare con laser i gioielli è una tecnologia molto antica, usata da tutti i grandi brand di alta oreficeria, perché salda punti molto invisibili di oro. Quindi qui abbiamo scritto Welded Love, che vuol dire l'amore saldato, e crea e accompagna questo momento di legame, di appunto di esperienza che le persone vivono, e il suo nome, che è l'essenziale. Ma forse anche qua lo puoi vedere bene. L'essenziale, che è il nome che poi questo bracciale, che ho scelto poi per questo bracciale, perché nell'idea appunto di questo gioiello così perfetto, mi sembrava che la parola essenziale racchiudesse esattamente questo cerchio. E l'amore saldato è anche un claim divertente, perché se si pensa appunto che saldare questo gioiello è l'amore, e quindi ancora di più il legame. Come avviene questo processo? Le persone arrivano, scelgono, gli viene presa la misura della catena attraverso proprio un centimetro, ok? La misura esatta, scusate, del polso. Abbiamo calcolato con precisione con i nostri orafi che 9 mm in meno è la misura perfetta, perché il bracciale non balli troppo, non si incastri spesso nelle maniglie o negli oggetti, insomma è il suo giusto, è 9 mm in meno rispetto alla misura del polso. E poi abbiamo inventato questi rocchetti che raccontano gli spessori della catena, i 3 colori dell'oro, e sono esposti nei nostri corner in Italia, nel mondo, e sempre con questa idea di questi rocchetti di oro che pendono, come nelle vecchie mercerie, quando tutti quei bellissimi nastri affascinano le ragazze che entrano a cercare bottoni. Insomma, io ho sempre avuto questa passione, e vengo da una famiglia che
ha sempre lavorato con le stoffe, i colori, e la grazia di esporre i tessuti in questi rotoli, e proprio credo che questo sia proprio nella mia, nel mio sangue, nella mia, nelle mie corde. Ecco, vi ho mostrato un po' tutto quello che riguarda PDM, l'essenziale, e sono felice che mi abbiate invitato, e credo che adesso devo chiudere perché sono stata un po' lunga, e quindi vi saluto e spero così di avervi raccontato in poco quello che riuscivo, e scusate l'emozione, ma ripeto, sono un po' una persona timida. Grazie, ciao. Viola, thank you so much. That was a very amazing virtual visit to your atelier to see your gorgeous poetic creations that absolutely, I think, yeah, everyone is agree that those creations make us dream. So we really hope to visit you soon in Milan or Rome or wherever. And yeah. Now let's move to the next speaker. He is an Indonesian renowned accessory designer, and his works are acknowledged widely and can be seen worn by many famous artists all over the world. But now, before giving him the floor, let me congratulate him, because this year he's celebrating the 25th year of his career as fashion art accessories designer. So congratulations for your achievement. Mr. Rinaldi, the floor is yours. Okay. Terima kasih atas ucapannya. Selamat sore juga. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk men-sharing apa yang sudah pernah saya jalankan selama 25 tahun. Ya, okay. Memang saya tidak belajar dari sekolah fashion jewelry. Saya tidak pernah sekolah tentang fashion. Tapi semua ini, sampai hari ini, saya belajar secara otodidak. Sampai hari ini, saya tetap mempertahankan namanya handmade. Masih tetap mengerjakan dengan tangan. Seperti halnya budaya-budaya Indonesia yang begitu banyak dan kayanya, saya masih tetap mempertahankan nilai budaya dengan mengerjakan dengan tangan. Maaf, apakah jelas? Ya, saya rasa cukup jelas. Ya. Oh, jelas. Oke. Okay. Ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Iya, terima kasih. Saya sangat-sangat senang sekali program ini adalah Jewelry Drawing the Future of the Unsustainable Beauty. Ya, saya akan sangat senang banget melihat, membaca, mengerti bahwa inilah seni. Inilah seni yang kita berikan, inilah seni yang saya berikan dengan cinta saya dalam berkarya. Ya kan? Keindahan yang bisa selamanya dan abadi. Bagaimana mengungkapkan itu? Mengungkap itu dengan rasa perasaan cinta, kasih sayang, ketelitian, dan kesabaran. Ya, contohnya saya bisa menyambungkan dengan apa yang sudah saya kerjakan, saya hasilkan, saya karyakan. Berkarya untuk membahagiakan, berkarya untuk diabadikan, berkarya untuk menjadi sejarah. Contohnya adalah tiara ini. Ya, tiara ini saya karyakan untuk membuat sejarah bagi para pengantin. Memberikan kecantikan abadi untuk dia abadikan dalam sebuah foto hingga membawa sampai selamanya, seumur hidupnya. Inilah saya karyakan karya ini dengan detail kecantikan, ya, dengan kristal semi precious stone, dengan pewarna adalah campuran dari silver dan emas putih. Oke. Okay. Sangat menarik buat saya temanya ini membuat saya bahwa benar adanya
aku harus lebih banyak berkarya lagi, menciptakan sesuatu yang sangat berarti untuk diabadikan selamanya. Tentunya adalah keindahan yang bisa dimiliki, dicintai, dan dinikmati. Oke. Okay. Nah, kita kembali lagi mengenai sejarah Indonesia. Dalam berkarya, saya banyak belajar dari buku, banyak belajar dari sejarah, banyak belajar dari apa yang saya lihat di sekeliling saya. Terutama saya sangat mencintai namanya kerjaan tangan atau handmade. Ya. Contohnya seperti brooch ini. Ya, brooch ini adalah saya menggunakan teknik pigri di mana ada teknik yang sangat terkenal dengan teknik budaya Indonesia membuat aksesoris atau jewelry. Ya, dengan detail-detail tertentu. Ya. Oke, dan Indonesia sangat terkenal dengan dodokan. Teknik dodokan adalah teknik pukul. Ini juga masih saya pergunakan sampai hari ini, kedua teknik yang sangat saya cintai dari budaya Indonesia. Oke, nah, terus ada lagi, ini adalah tusuk konde atau hairpin untuk pengantin Jawa. Dengan detail yang sangat saya pertahankan kembali, detail pigri dengan dodokan. Ya, ini adalah hairpin untuk pengantin Jawa. Terus ada lagi, Indonesia pengantin Jawa itu terkenal dengan tusuk konde atau kembang goyang. Ya, ini saya pertahankan dengan teknik modern, ya, dengan batu-batu kristal dan semi precious stone, dan ada dengan logam dan lapis emas putih dan silver. Oke, saya juga ingin menunjukkan banyak yang saya pelajari dari pengalaman-pengalaman saya di mana saya tidak pernah belajar. Tapi banyak yang saya dapatkan ketika saya melakukan eksperimen, mempelajari dari buku-buku dan banyak melihat. Ya kan? Apa yang sekarang saya bisa hasilkan ini adalah semua yang saya pernah pelajari dan semua yang pernah saya kerjakan dan saya sempurnakan dari hari ke hari. Inilah ada brooch dengan teknik dodok. Oke. Jadi apa yang saya ingin ceritakan bahwa keindahan yang abadi bila mana kita bisa membuat karya atau menciptakan sebuah karya dengan hati, menggunakan bahan-bahan pilihan, ya, memberikan makna, memberikan suatu pengertian yang bisa menjadi suatu sejarah untuk masa depan. Seperti halnya kita melihat karya-karya yang sudah ada, budaya-budaya dan sejarah tradisional yang ada, itu indah adanya dan sekarang kita bisa nikmati. Tapi sekarang ini kita harus tetap mempertahankan, melanjutkan, dan membuat karya yang benar-benar bisa cantik dan abadi. Oke, contohnya ini. Ini adalah siger, mahkota untuk pengantin Sunda. Aslinya hanya menggunakan logam dengan sistem dodokan, tapi saya mengambil inspirasi dari tiara mahkota dari siger ini dari Sunda, saya ungkapkan dengan gaya Rinaldi dengan campuran desain Art Nouveau Victorian dan klasiknya. Gitu. Mas Sony ada pertanyaan? Tolong dong. Oke,
saya sudah memperkenalkan beberapa. Ada lagi ini namanya headband. Headband ini bentuknya saya inspirasi dari candi-candi Indonesia, candi-candi zaman dulu, dengan detail-detail ada pigree, ada dodokan. Jadi ini saya mau tetap mempertahankan budaya detail Indonesia, di mana sekarang ini kan modern, tapi bagaimana saya mengungkapkan tradisional diungkapkan secara modern, ya aku banyak belajar untuk memberikan yang terbaik dan tetap masih mempertahankan budaya yang saya kenal, yang begitu banyak dan begitu kaya di Indonesia. Oke, mungkin kita bisa lihat slide ya. Bagaimana? Bisa dilihat slide ada yang saya berikan kemarin? Ya, ini sedang dipasang. Terima kasih. Oke, okay. Sebelumnya, belum deh, sebelumnya. Oke. Okay. Oke, okay, ini adalah sejumlah karya saya yang sudah saya kerjakan, saya karyakan selama 25 tahun. Saya pernah dan sangat bahagia sekali, 2 tahun yang lalu saya bisa menampilkan menampilkan karya-karya yang saya inspirasi dari budaya Indonesia dengan menampilkan 34 provinsi, khususnya provinsi Asia Tenggara Indonesia, dengan budaya-budayanya saya ambil dari aset dalam koleksi show-nya saya. Boleh nggak didepanin dikit slide-nya? Kalau ini kan beberapa koleksi saya yang dipakai oleh selebritis dunia. Mbak, boleh nggak sebelumnya? Sebelumnya. Gambar sebelumnya ada nggak? Sebelumnya lagi. Bukan ini, yang sebelumnya. Bukan, terus. Bukan yang ini. Mana ya? Oke, okay, yang ya oke, okay, ada di depan. Stop, stop, stop. Naik lagi. Oke, okay, yang biru, yang ini. Setelah merah, terus. Terus. Oke, okay, di bawahnya ya itu aja. Coba klik. Mana ya? Bisa nggak? Bisa ya? Mana nih? Yang biru dengan inspirasi Indonesia. Yang... Iya, yang biru, benar. Oh, ini. Yang di bawah. Ini. Naik lagi. Bukan. Naik lagi. Aduh. Ini. Ya, ini nih. Nih. Iya. Ya. Oke, okay, klik. Ya, inilah 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah, karya saya menampilkan 34 provinsi budaya Indonesia, di mana saya mengangkat desain detail-detail dari setiap budaya-budaya Indonesia. Tapi saya tampilkan bukan dalam bentuk yang kecil seperti hal yang bisa dipakai, tapi ini merupakan wearable art. Jadi ingin menampilkan sebuah pagelaran, pagelaran yang menampilkan sebuah pengertian, sebuah cerita, sebuah arti yang ingin saya tuturkan dalam bentuk yang ukuran lebih besar di atas panggung. Ya, terus next. Ini turun ke bawah ya, oke, nggak apa-apa. Nah, kalau ini adalah ungkapan saya sebuah cerita tentang keseimbangan alam. Keseimbangan alam di mana alam dunia ini mempunyai 5 unsur, yaitu api, air, tanah, angin,
dan udara. Nah, kita lihat yang merah ini saya ungkapkan sebagai elemen api, yang hitam ini saya anggap apa saya ungkapkan sebagai elemen air. Next. Ini masih bertema equilibrium. Oke. Okay. Ya, ini juga equilibrium. Oke. Okay. Nah, ini dua karya saya yang begitu bahagia mendapatkan juara umum di dunia, di mana saya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana, yaitu bahan plastik daur ulang berupa tali rafia. Ya, di sini salah satunya kapsul yang bentuknya seperti kapsul itu berceritakan bahwa masih ada harapan, jangan putus asa. Jadi kapsul ini masih ada, contohnya ada obatnya untuk menyembuhkan gitu. Jadi saya berkabarkan pada berita pada dunia bahwa kita jangan menyerah gitu. Terus sebelahnya bentuknya adalah guidance of universe. Jadi bukan hanya kita harus menjaga bumi saja, tapi kita harus menjaga sampai universe, sampai di luar dunia ini, di mana itu kita harus bersama-sama menjaga, bukan hanya di dunia tapi luar angkasa juga kita harus menjaga. Jadi saya membawa message, memberikan berita. Ya, inilah sebuah cerita, sebuah arti yang saya berikan dalam sebuah karya dan mengungkapkan apa yang kumasukkan dalam sebuah karya. Yuk, next. Oke, ini 2019, saya kembali lagi menang juara umum di dunia ya dengan tema Lady Warrior. Kenapa Lady Warrior? Sama halnya saya sangat adore, sangat mencintai kaum wanita, di mana saya selalu bekerja, berkarya untuk wanita. Soal seperti halnya saya ungkapkan kasih sayang saya dengan sebuah tiara. Kenapa Lady Warrior? Ya, saya ingin ungkapkan, memberitakan, menceritakan cerita saya ini melalui karya ini bahwa ya inilah wanita modern, wanita yang kuat, wanita yang tidak dengan kekerasan, wanita tidak dengan suara, tapi dengan mata hati nurani untuk menghadapi dunia. Itulah cerita yang saya berikan pada karya saya sehingga memenangkan juara umum di dunia. Itu juga saya menggunakan bahan kertas daur ulang, di mana saya tetap menggunakan teknik Indonesia yaitu weaving, seperti halnya menganyam seperti halnya kita bisa lihat menganyam di kursi gitu. Oke, next. Ini masih equilibrium menggunakan tali rafia. Oke. Okay. Nah, ini adalah karya saya di mana dalam bentuk masker. Dalam bentuk masker, tapi saya ingin ungkapkan sebuah masker yang indah dan masih tetap mewah gitu. Next. Ini juga pengembangan dari masker dan headpiece. Nah, ini oke. Okay. Ini saya banyak belajar dari namanya Chinua Seri. Ya, memang di sini ada terkenal dengan pernikahan tradisional China, orang Chinese ya, terutama contohnya itu adalah menggunakan logam, dan detailnya itu saya banyak belajar dari buku King Vizier, di mana menggunakan bulu-bulu burung, tapi bukan burung kingfisher. Cuma saya menggunakan bulu-bulu angsa yang sudah mengalami proses pewarnaan. Next. Nah, kalau ini 2014 atau 2015 karya ini saya sudah keluarkan berupa topeng atau mask dan masker yang saya buat dari bahan logam dengan ukiran Victorian, ada Art Nouveau-nya,
dengan ada kristal dan juga ada mutiara. Yang sebelah yang ada jaring-jaring silang-silang itu pernah dipakai oleh Nicki Minaj. Next. Ini juga termasuk masker. Ya, ini adalah Chino Seri, saya ungkapkan bentuknya seperti kipas dan tekniknya itu masih saya gunakan teknik budaya Indonesia yaitu dodok dan pilgrim. Oke, ini adalah koleksi untuk pengantin wanita, di mana saya meriahkan kecantikan, kebahagiaan melengkapi tatanan penampilan dia di hari H dan membuat dia bahagia, menjadikan sejarah untuk selama-lamanya. Inilah tiara juga. Ya, terus next. Next. Ya, mungkin sudah. Ya, itu setelah itu kan ada Madonna, ada Lady Gaga, Beyonce. Ya, itulah beberapa karya saya yang saya ciptakan, saya karyakan, saya buat untuk memperindah, melengkapi sebuah look dan menjadi sejarah buat saya, menjadikan sejarah kecantikan aksesoris ini untuk selama-lamanya. Oke, Mas Wani, tolong ada pertanyaan. Thank you so much. I think we are all agree that your works are really, really impressive. So congratulations once again. I really love your work, Rinaldi. I think that you are a. Terima kasih, cuma saya bukan pembicara yang pintar. Design thinking, creative, and you have a kind of incredible storytelling in your work. That is at the deep of your heart. I really love your work because you continue to express something. Terima kasih. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I think in the meantime, we already answer all the questions. I know if the director would like to say something. Yes, I would like to thank you so much to our panelists. They are interesting speech. I'm very, very happy. All is beautiful, terrific, marvelous. Thank you so much. But I would like to come back to the topic, the focus, drawing the future jewelry, especially jewelry. It's a question for Mrs. Barbara Brocchi. What the future of jewelry, of the design of jewelry? I know they use some technical, different technical materials, technology also. But about you, what the future of jewelry? Okay. First of all, jewelry is something that is, you know, continues to live with the market of the period, because we are connected with the market, we are connected with the marketing, we are connected with the, you know, the trend, especially the trend. As you know, before making something, we need to work and we need to study everything about trend and the new product that you can find on the market. But the more important things that we need to follow the technology in this moment, especially because technology can help me to, can help everybody to do the collection more fast and to work
in especially in a better way, because sometimes people like to work with wax and they made their own jewelry with the wax, or they reproduce by their own jewelry, and that means that it's something that they feel. But for the market, it's also important to understand how the technology can help them. So the future is more close to technology, because we need it. We need to push this one. We need to find, laser cut, 3D printing, all kind of printing, ceramic printing, ABS printing, because that can help everybody to work. As you see, Rinaldi show has something incredible, but that is impossible to make also by hand. That could be reproduced with the technical system, because for him made 100, tiara in the same way, he became crazy. But if he has the opportunity to have a good relation with the technology, he can do the same things in another way. He can reproduce a part of it, and after he can put the person on that. But for me, the future continues to be very important if it's connected with the world experience, with the connection of the different market, because we are talking about material, stones, and ecology, and the environment. That is the future. I collaborate with the Greenland about the ruby, and I know, does it mean the extraction of the ruby without the impact on the environment? And so I think that could be our future. We need to push this one. We need to find a real system to operate in this way. That could help everybody, because right now fashion has a big problem that they have, all big brand, they have a lot of clothes in the deposit, inside the factory, and they don't use it. So what they thought about that? To reuse it, to restyling everything without through anything. And that could be our, goal in our market. The same things could be great for jewelry. We can restyling something. We can reuse something without destroying everything. So that could be the future. The protection of the environment with new idea, the protection of the culture, and especially found a good solution to help everybody to do something new. And that is only with the technology and the respect of our world. Thank you. Ciao! E chi è che ci dice ciao? Ti salutiamo allora. Viola? Sì, volevo salutare anch'io, congedarci. Viola, un ultimo tuo, ti posso dare del tu, grazie. Grazie Viola, è veramente molto, molto bello, a parte il design, la bellezza, beauty. Jewelry, beauty, it's normal. But also it's important your thought about your designer. It's emotional for me. I think also for the same for our public, virtual public participant. It's very emotional. Every object creation emotional, important. But what do you think about this reflection from Miss Brocchi? I agree with her. I agree. Perfectly. Yeah, I think exactly it's right. All is right for me, and for you. Mm-hmm. Non so se è arrivata la traduzione. Sì,
Sì, ho seguito, solo che adesso stavamo un po' parlando con Andrea, ci siamo scambiati dei dettagli. Lo dico così, in sintesi, cioè il dovere, la responsabilità di tutti in questo momento, stiamo parlando dei design anche per la moda, no? Per le case di moda e le grandi brand. E adesso ci si trova con un cumulo di cose, di stoffe, di roba, di vestiti, che sono questi depositi, scorte enormi, quindi bisogna riflettere sul riciclo, sul riciclare, sul riproporre, e questo per l'impatto ambientale e anche l'uso dei materiali, che deve essere con meno dannosi per l'ambiente. Quindi per usare materiali diversi che non siano solo quelli nobili, con i quali noi siamo soliti, cioè siamo abituati. Ecco. Mi sembra di aver capito, è questo, professoressa Brocchi? Più o meno? È questo? Non so se sente, forse non ha sentito. Sì, ma prego, Viola. Io sono totalmente d'accordo, infatti tra le regole assolute nella mia testa e nella mia idea di design c'è una frase di Enzo Mari che ho avuto il piacere di conoscere quando ero studentessa, appunto io sono stata una studentessa dello IED e nel corso di disegno industriale, come vi dicevo, e questa frase bellissima di Enzo Mari dice: la responsabilità di un designer è quella di non creare oggetti già pronti per la discarica. Quindi l'impegnarsi a creare qualcosa che abbia sempre un senso e che non sia appunto qualcosa di troppo effimero, troppo vuoto, ecco, di significato. Quindi da questo punto di vista immaginare il più possibile oggetti che abbiano un futuro o comunque un'idea di eternità in quello che si fa. Per me ovviamente l'oro è il materiale ancora più eccellente, rimane l'eccellenza fra i materiali che ho provato nella mia storia, perché ha questa capacità di resistenza e anche di poter essere lavorato con grande leggerezza e grande elasticità. Quindi l'oro 18 carati rimane per me il più bello in assoluto, ma anche in tagli di ebano, pietre preziose tagliate con maestria, piuttosto che gli smalti, che il corallo. Adesso qui non avevo un pezzo che io faccio sempre fare a Torre del Greco con il corallo, e finché corallo ci sarà è anche giusto usarlo con coscienza, ecco, non con superficialità, e quindi creare qualcosa di industria, che sia una produzione industriale ma che abbia assolutamente a cuore il progetto dall'inizio alla fine, in questa idea del più possibile di eternità, ecco. Questo è quello che posso aggiungere come riflessione. Grazie Viola, grazie mille. Bene. E spero di conoscervi, se capitate a Milano quando sarà tutto più semplice, con piacere. Vediamoci voi a Giacarta e i nostri amici indonesiani, Mister Sonny, Mister Rinaldi in Italia. Dobbiamo connettere. Crossing road, crossroad. Siamo d'accordo. Siamo disponibilissimi. I think that is the best things to do at the end of that beautiful day is to remember that one day we will stick together and when we will change our expertise each other. So I'm really, really happy about that. I'm very, very happy about that. I would like to say you that I have a lesson in 2 minutes and I'm so sorry. Thank you. And so grazie, thank you very much for everything. Thank you so much.
Yeah, it's a very beautiful exchange. Thank you so much. And let me thank you once again to all of you, our panelists, Pak Sony, Dottoressa Brocchi, Viola and Rinaldi. And also thank you for the precious collaboration with Istituto Europeo di Design. Last but not least, don't forget tomorrow that we have our last day. We have an encounter between jewelry designers to have a dialogue about sustainability of future jewelry with Rita Zanoni from Arte Oro, the Danilo Giannoni. And also with Amelia Rahim, who is an award-winning Indonesian jewelry designer based in Italy. So see you tomorrow and have a pleasant evening, a pleasant day for you in Italy. Thank you so much. Bye-bye. Grazie, grazie ai nostri, alle nostre interpreti e nostro interprete per l'indonesiano. Grazie, grazie mille. So che non è facile, ma grazie, grazie di cuore. Buona serata, a domani. Grazie, grazie ancora. Grazie. Terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatannya.